anni e staremo parlando delle stesse cose, e questo non va bene. Io auguro veramente con il cuore al migliore di vincere e di prendere il comune come il posto del popolo. Il posto del popolo vero. Non può essere più il comune blindato da dietro le scrivanie senza calpestare più. Io mi sono consumato scarpe, gambe, sistema nervoso. Non è accettabile, io credo che non sia più accettabile da parte di nessuno, ovunque siano gli schieramenti, le cose. Ci siamo forse fatti male da soli. Coltivare l'orto personale è importante. No, ma l'orto personale è importante, ma ha superato il limite su cui il deserto sociale lo tocchiamo tutti, ovunque ci sia schieramento. E forse credo c'è bisogno di lanciare un messaggio vero. La coesione popolare, se questo non avviene, abbiamo fallito tutti, io penso che abbiamo fallito tutti, si spera, perché le altre etnie sono molto più coese di noi. Io non mi sono mai schierato o accusato quello è rom, quello è nero, quello è bianco, non va bene, il rom è un altro di quelle cose che è stata sfruttata fino in fondo. Quindi quando si crea un gruppo, e posso essere testimone, io andai sotto al Campidoglio con uno striscione a dire a tutti i ricchi razzisti, ma perché? Perché metteva le persone nei container per cultura ci vanno le merci, e poi li abbandonati. Oggi Tor Sapienza, in particolar modo che ce l'ha all'interno del quartiere, paga degli scotti pesantissimi. Allora se noi guardiamo la pagliuzza e non guardiamo la trave, ci ritroviamo punto a capo, stiamo camminando in ginocchio. Allora sulle macerie non si può ricostruire, io direi fare un po' di pulizia in senso lato della cosa. Facciamo, ecco, le strade pulite, l'erba tagliata, un po' di sicurezza, i grandi progetti vanno bene per il futuro, ma non deve sfuggire la realtà attuale. Anche perché Tor Sapienza ha molta gioventù, ma la maggioranza si è invecchiata, io compreso. E vedere 25 anni di abbandono, e abbiamo visto veramente tanti anni qua. Bene normale l'orticaria, non so se lo so. Riesco, ecco, a trasmettere quello che voglio dire in maniera pulita, non con doppi fini. Io sono ostico, questo è vero, sono ostico perché vedo che a volte questi interessi sorpassano il ragionamento, il confronto. Io non parlo con Tizio, non parlo con Caio, perché no, bisogna parlare, perché sennò dopodiché cosa dire? Io mi auguro che trovi 5 minuti per leggere queste cose che ormai vengono denunciate da un bel pezzo. Grazie. Le posso dire i passaggi degli ultimi 25 anni in tre parole e mi azzitto. Rutelli ci ha regalato la TAV, non siamo contro l'alta velocità, ma nel modo in cui l'hanno fatto è stato un sistema a dir poco criminale. Poi ci ha regalato i campioni. Veltroni è venuto qui a inaugurare un ponticello e la stazione. Alemanno, quando venne a mangiare la polenta dalle suore, questo è quanto ha fatto. Poi è arrivato Marino sotto gli occhi di tutti, lo abbiamo visto questo, e dopodiché abbiamo il signor Tronca, amico di Renzi, che avevamo richiesto le centraline, noi siamo ammassati dai roghi tossici qui da 9 anni, anzi da 12 con esattezza. L'ARPA ci ha risposto parere favorevole, però lo deve chiedere il comune. Questo ci ha risposto.